Ciao ragazze e ciao ragazze, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi appunto facciamo un video di prodotti finiti. Ho finito un bel po' di prodottini, ho due buste piene, quindi iniziamo subito. Allora, pescorando, allora, il primo prodottino è questo gel cleanser della Anew Vital. Questo qui era un formato prova che avevo già acquistato un po' di tempo fa, dove c'era appunto sia questo prodotto, sia il contorno occhi e sia crema giorno e crema notte. Questo qui è appunto il gel cleanser, ovvero lo struccante, il gel struccante, e mi sono trovata davvero bene. È un ottimo prodotto. Peccato che la Anew Vital non c'è più su Avon, adesso c'è la linea Anew Skin che dovrebbe sostituire questa linea qua. Dovrò comprarla questa nuova linea Anew Skin per vedere magari se sono gli stessi prodotti ma è cambiata soltanto qualche pack e il nome o proprio sono prodotti nuovi. Poi ho finito dell'Avon Magix, che adesso la trovate dell'Avon Mark. Questa qui è la cipria in polvere libera, la translucent, e appunto non ce n'è più, è vuota. Quindi la vado a buttare. A me piace un sacco la cipria in polvere libera di Avon, è sottilissima ed opacizza perfettamente. Poi ho finito il tonico acqua alle rose, tonico purificante. Questo qui mi è piaciuto un sacco, devo subito ricomprarlo e sul catalogo lo trovate ad un prezzo proprio irrisorio che è all'incirca sulle 2-3 euro, non di più. Ma appunto a me mi è piaciuto un sacco e devo ricomprarlo. Poi, cosa ho finito? Ah, vado a buttare questa matita di Avon Super Shock. La vado a buttare di questo colore viola perché guardate dentro com'è diventata. Era da un po' che non la usavo. L'altro giorno ho detto oggi uso quella, ma è secca, guardate, è secca, non c'è praticamente più nulla, cioè è secco, tutto secco, scrive malissimo e niente, la vado a buttare. Pazienza, queste sono ottime matite, queste qui della Super Shock, però se non mi sbaglio non ci sono più sul catalogo, adesso abbiamo soltanto le Glimmer Stick, che sono molto molto simili, anzi le Glimmer Stick sono anche un pochino più valide. Sono. Poi, dell'Advanced Techniques ho finito questo shampoo, questo qui dovrebbe essere quello con cheratina, sì, è un ristrutturante, l'ho finito. Anche se non mi è piaciuto granché, è un ottimo shampoo, sì, ma niente di che. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere questo bagnoschiuma della Dermomed che ho preso al supermercato ed è talco e iris e il profumo è buono. È delicato, è una coccola quando vi lavate con questo. Poi, passiamo alla seconda busta. Questa era una busta piccolina. Passiamo alla seconda busta, così poi dopo vado a fare indifferenziata di tutte queste boccettine. Allora, ho finito con il vecchio pack, la crema, diciamo il gel da rasoio.
ovvero da depilatura, quando usate il rasoio, se andate ad usare questo gel, le gambe, almeno io col rasoio faccio soltanto le gambe, poi uso crema depilatoria, le gambe vi risultano lisce e lucide, e morbidissime. Io lo adoro, l'ho anche ricomprato e già sta pure a metà. E il pack non è più così, ma appunto ve lo prendo, ve lo faccio vedere. Allora, prima era della Skin Su Soft, invece adesso è della linea Avon Works, che è quella che fa tutti i prodotti per i piedi, tutte queste cose, i talloni, le gambe. Adesso fa parte anche lei della linea Avon Works ed il pack è completamente diverso, però l'interno è identico sia di ml 150 ml sia di prodotto, perché è un fantastico fantastico prodotto. Come vedete, appunto, è un gel che va steso sulle gambe inumidite e poi appunto si passa alla depilazione, si va al risciacquo, si asciuga tamponando e vi lascia delle gambe favolose. Provatelo, ve lo consiglio, e non costa neanche tanto, è sulle 4-5 euro su Avon. Poi ho finito un'altra confezione del mio amatissimo shampoo secco dell'Advanced Techniques. Questo è il pack vecchio, adesso è il pack nuovo e sta pure finendo. Non lo uso tutti i giorni perché non è che lavo i capelli con questo, però lavando i capelli ogni 3-4 giorni, il rischio che ho è che al terzo giorno magari già ce li ho un po' lucidi, anche se cerco di tirare a lavarli al quarto o quinto giorno, tenendoli attaccati anche un solo giorno. Però appunto oggi li ho legati, ma ieri, che appunto li avevo un po' lucidi, un po' lucidini, specialmente da questo lato, che è il lato dove appunto io tocco sempre i capelli anche la mattina quando li vado a sistemare, perché li leggo da qua con un fermaglietto, quindi come si dice, è il lato dove tocco di più. Le mani sono sempre sporche anche appena lavate, quindi si diventano unti e vado a spruzzare un po' di lui e rendere la situazione un po' meglio all'occhio. Poi ho finito una confezione di salviettine struccanti della Magnolia. Poi, Avon Senses Power Fresh, ce n'è pochissimo. E questo qui è lo shampoo 2 in 1 shampoo e bagnoschiuma per gli uomini. Questi ve li consiglio tanto per le palestre. Per chi viaggia, magari, anche se comunque in hotel li danno in dotazione, se non volete usare quelli, comunque questo è un ottimo sia shampoo che bagnoschiuma. Poi ho finito il brillantante della Finish per la lavastoviglie. Questo non ve l'ho forse mai fatto vedere nei prodotti finiti, ma ve lo stra consiglio. Io della Finish uso tutto al limone, sia brillantante sia capsule, appunto per lavare i piatti, e mi trovo bene, molto molto bene. Poi ho finito quest'altro prodottino per la casa che non vi ho mai 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 fatto vedere, che è questo qui. È uno sgrassatore con canteggina della Quasar. Mi trovo divinamente. Io con questo ci faccio anche il bagno perché ha un odore, a me piace un sacco, perché non è quell'odore che si sente troppo la canteggina, e mi piace un sacco, non lo so, mi piace l'odore che lascia in bagno, persiste anche per tutto il giorno, e lo uso in combo al solito con il vicinette, che è il mio amatissimo vicinetto, che uso tutti 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 i giorni. Vi faccio vedere un altro bagnoschiuma che mi è piaciuto un sacco, della spuma di champagne al latte di mandorla
con burro di karité. Questo appena lo ritrovo, io lo compro subito perché è qualcosa di fantastico. Come l'altro, forse questo vince di più rispetto all'altro. Questo, ragazzi, è davvero fantastico, mi è piaciuto un sacco. Poi ho finito il mio Dove, deodorante Dove che sto usando nell'ultimo periodo, mi piace un sacco, ne sto finendo anche un altro. Poi, come profumini ne ho finiti due, uno dell'ago, ops, scusate, è caduto, uno dell'Avon, appunto l'Avon Attraction. Io avevo questo qui in formato viaggio da 30 ml, se non mi sbaglio, eh sì. Ma appunto c'è anche quello da 50 ml sul catalogo ed è fantastico. Mi piace un sacco, è molto. Non penso che piaccia a tutti perché è un odore particolare, è molto dolce ed è abbastanza forte e persistente, ma a me è piaciuto un sacco, specialmente per l'inverno, non per l'estate. Quest'estate invece mi è piaciuto un sacco il pepe rosa della Bottega Verde. È diventato il mio profumo preferito. Infatti sono andata a prenderlo alla Bottega Verde, lo vedrete nel video haul, dove mi è stato regalato per il mio compleanno. Poi ho finito dell'Advanced Techniques, la protezione solare per i capelli. L'ho usata quest'estate e mi è finita. Io la uso tutti i giorni in estate, anche se la dovrei usare anche in inverno, perché comunque il sole fa male anche in inverno, sia ai capelli che alla pelle. Ma vabbè. Poi una confezione di 120 dischetti, i soliti della Fior di Magnolia per struccare. E quest'altro, i dischetti della Seta Blu. Ed erano dei dischetti grandi per il viso, discreti, niente di che. Ultimi due prodottini che vi faccio vedere sono due rossetti, due tinte labbra, e sono una di Wycon Long Lasting nella colorazione 77 e poi un'altra è la classica che già ho finito, ma questa è la seconda che finisco. Sto aspettando che mi arriva la terza. Sto aspettando della Flormar, la Silky Matte nella colorazione Fall Rose. Niente, ragazze, questi erano i prodottini finiti del periodo. Io vi mando un bacio. Mi raccomando, iscrivetevi e seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!